Ehi, ciao, sono Alessandro Cerchiaro. Forse vi ricorderete di me per video come rimorchiare su Tinder travestito da donna. Già, sono proprio io. Oggi sono qui perché voglio mostrarvi una cosa. Attenzione, la vedete? Quella è una GoPro Hero 8. A proposito, se vi interessa, link in descrizione. Ma adesso torniamo all'inquadratura di prima. Che cosa di particolare è quella GoPro? Che al suo interno vi è appunto una scheda SD contenente i file appunto registrati. Bene, la scheda SD contenuta nella mia GoPro con cui sto registrando ora non è la mia scheda SD. Perché la mia scheda SD l'ho persa. Già. E dentro quella scheda SD c'erano le registrazioni di 5 video. 5 video già registrati e pronti per essere montati col passare del tempo. E attenzione, tra quei video ce n'era uno in cui diventavo un supereroe. E non sto scherzando. Che dire? Porca puttana! Vabbè, quindi tu in questo caso cosa avresti fatto? Vado a bere, ci vedo sopra. Dai, su, fai serio, minchia, non fare il coglione. Cioè, in questo caso cosa avresti fatto? Sì, Ale, sono cose che succedono. Se ci pensate però, questa cosa non è del tutto sbagliata. Certe cose capitano, c'è poco da fare. Gli imprevisti durante un percorso, soprattutto se questo percorso è lungo, travagliato, accadono, ci sono, non possiamo farci nulla. Spesso attribuiamo la colpa di questi imprevisti alla sfiga, alla sfortuna, ma la sfiga in realtà non esiste. È una nostra invenzione. La sfortuna è un'invenzione che noi creiamo per sentirci meno in colpa, per sentirci meno frustrati, per appunto avere un qualcosa di non controllabile a cui poter dare la colpa. Tutto qua. Ma appunto, come dicevo prima, gli imprevisti accadono. E se questi avvenimenti accadono per forza, come possiamo controllarli? Ovviamente non possiamo. Possiamo semplicemente reagire ad essi nel modo corretto. Se ci pensi, è tutta questione di come guardi le cose, no? Cioè, tu puoi vedere il bicchiere mezzo vuoto, il bicchiere mezzo pieno, cambia poco. Quello che cambia è l'atteggiamento. Ma hai ragione. Tutto è bene, ciò che finisce è bene. Fermi tutti, fermi tutti. Interrompiamo la trasmissione perché? Perché Jack ha dimenticato una piccolissima frase. E quindi la battuta in sé si è andata un pochino a perdere. Tutto è bene, ciò che finisce a bere. Ah, ma io la conosco quella. Ma pensa te, è la Però dai, bicchiere mezzo vuoto, bicchiere mezzo pieno. Visto che parliamo di bicchiere, ci stava la battuta sull'alcol. Tutto è bene, ciò che finisce a bere. E niente, la prossima volta mi sa che mi conviene scrivergli il copione. Esempi come il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno o... No, niente, è l'unico esempio che mi viene in mente. Esempi di questo tipo hanno lo scopo di farci capire che una situazione può essere vista in più modi, che apparentemente potrebbero sembrare uguali, ma che in realtà uguali non sono. Anzi, e la differenza sta appunto nel modo in cui le percepiamo, nel modo in cui le affrontiamo. E credetemi che affrontare una situazione in un modo piuttosto che in un altro fa la differenza. Ti ricordi quando mi ha lasciato la mia ex? In quel caso io potevo fare due cose. O stavo là a deprimermi, a pensare a quello che era successo e a dire cosa potevo fare per far sì che le cose non andassero in questo modo. Oppure potevo vedere il bicchiere mezzo pieno e dire ok, la mia relazione è finita, cosa potrò fare nella mia prossima relazione per far sì che le cose non vadano più così. Ma tu non hai fatto così. Gioca, dai. Ovvio, non è semplice reagire in modo positivo, nel modo corretto, agli imprevisti. Anzi, è molto complesso. E di sicuro ognuno di noi avrà un approccio differente nel farlo. Per forza. La chiave per affrontare questi imprevisti sta nel loro epilogo, nella loro fine. In che senso? Come detto prima, gli imprevisti ci saranno per forza lungo un percorso, soprattutto se questo percorso è lungo e travagliato. E ovviamente questi imprevisti ci faranno cadere e potrebbero farci del male. È normale. L'importante è essere sempre pronti a rialzarci una volta dopo essere caduti, ma soprattutto rialzarci con una consapevolezza diversa da quella che avevamo prima. Il segreto per affrontare gli imprevisti sta appunto nell'affrontarli consapevoli che dopo averli superati saremo migliori di prima. Saremo persone appunto, come detto prima, con una consapevolezza diversa. E questo ci aiuterà a non commettere più gli errori che abbiamo commesso in passato. Perché in fondo si sa, errare è umano. Ma ripetere lo stesso errore due o più volte è da coglioni. Al prossimo video, ciao! Ma quindi la cosa che tu diventi un supereroe, vero? Geniale. Ma tu sei tutto scemo.
Sì, ma se non divento famoso non ne faccio più. Ci penso io a farti diventare famoso. Oh! In questo caso cosa avresti fatto? No, è affanculo, va, coglione. Fai ridere. Buona prima. Cos'è che avresti fatto? Io bevo. Dai, coglione, dai che te l'ho spiegato prima cosa devi dire. 3, 2, 1, ciao, si gira. Sai che stiamo rifacendo. Perché è arrivato adesso. È andato al bar. Ragazzi, siete in mezzo al cazzo, però ve lo dico. Eh sì, okay. Cambia poco, quello che cambia è l'atteggiamento che fa la differenza. Quello che cambia è l'atteggiamento. Sei anche sempre te. È passato tanto tempo e non mi ricordo. Dai, tutto sommato te la sei cavata. Bravo io. Bravo. Sì, geniale, vero? Ma te sei aspetta, scemo. Minchia! Ma tu sei fammi finire la battuta, cazzo! Ti insulto davvero, tu sei tutto scemo! Guarda cosa sono qui a fare, Dio!